Ciao ragazzi, un saluto a tutto il gruppo. Ecco, io volevo far vedere cosa faccio prima della partenza. Allora, innanzitutto i controlli da fare. Chiudere, va bene, dentro l'interno lo do quasi per scontato, chiudere tutto, controllare tutti gli sportelli, porte, frigo, che siano tutti i pesi siano bassi e ben distribuiti e ok. Ma controlli importanti da fare fuori, a parte le finestre e gli oblò chiusi, che funzionino tutti i dispositivi, le luci, l'ingombro, quelle dietro, attaccate le quattro frecce, che poi sono sei quelle della macchina, però si tengono quattro frecce, le azionate e controllate dietro che funzionino, le luci targa, gli stop, le luci laterali da tutti i lati, destro, sinistro. Io le ho controllati, sto facendo il video per voi, e niente, che sia tutto ben collegato, la presa, lo stabilizzatore. Adesso ho ancora il freno a mano tirato, che sto fermo e in discesa. E niente, questi. E poi una cosa, altra cosa importante che faccio sempre prima di partire: controllare lo stato dei pneumatici, ci sono difetti, e se ci sono la pressione delle gomme e il serraggio. Ragazzi, io porto sempre la chiave a croce dietro. Consiglio di prendere anche quello per gonfiare a 12 volt, non mi viene in mente il nome adesso. Gonfiamo, controlliamo il manometro, quello portatile, e quello per gonfiare con la presa accendisigari, che arriva fino dietro alla roulotte. Perché se si sgonfia la gomma, che fate? Cambiate la gomma oppure la rigonfiate? Meglio rigonfiarla, giusto, no? Quindi portatevi, quindi chiave a croce per controllare anche la macchina, serraggio delle ruote della macchina. Per esempio, adesso ho gonfiato la ruota di là, che stavano tutte bene, e quella di là era sgonfia. Quindi ho ricontrollato le gomme sia della macchina che della roulotte. Cose importanti per la sicurezza. Ah, chiudete la bombola, cosa importantissima. Dentro deve essere tutto spento, si viaggia con tutto spento, ragazzi, perché qualsiasi cosa, si sgancia la roulotte, vengono addosso, non succede niente, non scoppia niente. Pure se la roulotte si distrugge, sti cavoli, fino a un certo punto, però voi siete salvi. E niente, ragazzi, ho parlato nell'altro video della sicurezza del gavone, che poi approfondiremo anche questo discorso. Però diciamo, controlli importanti da fare, che tutte le luci funzionino, il serraggio delle gomme, che siano le gomme gonfie. Nel mio caso le ho messe a 2,7, perché la pressione massima di questo pneumatico, perché ogni pneumatico ha una sua pressione, non vi fidate di quello che vi dicono, sulla gomma lateralmente ci sono scritti i PSI massimi che la gomma può reggere, quindi state 3-4 bar sotto. Quindi se la pressione massima è 3 bar, in questo caso io le metto a 2,6-2,7, così la gomma non è né gonfia né sgonfia. E in caso, in estate, quando aumentano le temperature, non supera i 3 bar, quindi viaggiate sicuri e la roulotte è stabile. Quindi pressione alle gomme, auto e roulotte, serraggio di tutti i cerchi, perché soprattutto quelli dei rimorchi tentano ad allentarsi. Questa cosa non la sanno tutti, però succede, e a me è successo più di qualche volta. Per questo bisogna stare sempre attenti.
Ok, niente ragazzi, se vi vengono in mente altre cose, commenti, mettete nei commenti, fatemi sapere, così ci aggiorniamo a Vicenza, va bene? Un saluto a tutti, a tutto il gruppo, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e al prossimo video, ciao ciao!